benvenuti a una nuova edizione di TG Polizione, sono Filippo Severini. Io sono Martina Marignani. Domenica 14 maggio inizierà la settimana scientifica dei licei poliziani e quest'anno il tema sarà le macchine volanti. Lo scorso 1 aprile si è tenuta l'anteprima, un grande evento dove la nostra inviata Adele Maria Gazzei ha intervistato Rachele e Marco, due ragazzi che hanno organizzato questa settimana. Siamo qui oggi con due degli organizzatori della settimana scientifica, Rachele, che ci illustrerà di come si è svolta questa settimana e come è stato l'anno. Per adesso dall'anteprima comunque c'è stato parecchio di persone che sono interessate, come anche era accaduto nel precedente evento del pendolo di Foucault. Comunque la banda e anche la lezione magistrale ha avuto successo e è stata interessante, come comunque ci aspettavamo, dal momento che il livello sia della banda che anche del professor Ominzoli è molto elevato. E Marco invece ci parlerà dei prossimi eventi che si terranno sempre per questa settimana scientifica. Sì, come ha già detto Rachele, infatti questa è un'anteprima. Infatti dal 13 al 20 maggio poi ci saranno tutta una serie di eventi che a noi studenti vengono denominati la settimana scientifica, come c'è stato l'anno scorso il pendolo di Foucault e quest'anno appunto questo progetto di macchine volanti. Tutto si aprirà un concerto dell'orchestra nostra dei licei poliziani e che poi seguirà altre volte insieme al coro. E in seguito poi avremo altre lezioni magistralis di altri professori, conferenze e, a differenza dell'anno scorso, questo progetto è sparpagliato un po' in tutto il territorio, quindi avremo anche la partecipazione di comuni vicini come Pienza, come Chianciano, come Chiusi di Sartiano. Siamo pronti alla settimana scientifica che avrà inizio domenica 14 maggio alle 16.30 con l'inaugurazione con il coro e l'orchestra del liceo Poliziani. A seguire tavola rotonda sul tema Il volo al desiderio. Si concluderà poi il 21 maggio 2017 alle ore 21 con lo spettacolo Orfeo Ridice, dramma pastorale e due arti. Passiamo adesso a due eventi che hanno coinvolto la maggior parte dei licei poliziani. Ascoltiamo adesso le interviste a due attori che hanno partecipato allo spettacolo Catarsi di Carlo Pasquini e anche a due ragazzi che hanno partecipato al concorso Clanis del Borgo dei Libri. Siamo qui con Julian e Giona, che sono andati in scena al teatro poliziano e hanno rappresentato uno spettacolo che si chiamava Catarsi. Fondamentalmente, com'è stato lavorare e partecipare a questo spettacolo? Diciamo che ha impegnato anche buona parte del nostro tempo durante tutto l'anno, però tutti i sacrifici e anche il tempo appunto speso per questo lavoro hanno anche ricompensato da un punto di vista, diciamo, del divertimento, perché l'ultima settimana in particolare, dove ci siamo ritrovati noi con tutti gli attori, insomma tutti i ragazzi dei licei, a provare per l'appunto prima di andare in scena al teatro poliziano, ci siamo particolarmente divertiti, soprattutto grazie anche alle risate, anche alla regia di Carlo Pasquini che ci ha intrattenuto. Com'è stato lavorare con Carlo Pasquini? Diciamo che dai primi giorni in cui l'abbiamo conosciuto abbiamo visto in lui una persona molto strana e anche quasi stravagante. Poi con il tempo abbiamo realizzato che era anche il suo modo di fare, il suo modo di essere, e ci siamo un po' abituati, diciamo. Inoltre abbiamo ritrovato lui una persona simpatica, molto efficiente soprattutto, e che sa dare anche buoni consigli, con cui anche confidarsi magari. E comunque anche durante le prove, durante la settimana che si facevano a scuola linguistico, ti metteva comunque a tuo agio mentre recitavi, non ti sentivi in soggezione, insomma, quando parlavi o comunque dovevi fare la tua scena, ti rendeva molto tranquillo, per quello ti aiutava, insomma. Le opere di Carlo Pasquini molto spesso sono difficili da interpretare perché sono particolari e riprendono anche, diciamo, una moda contemporanea, quindi anche abbastanza nuova, che c'è anche nell'arte, quindi fare opere strane che però hanno fondamentalmente un senso. È difficile per l'appunto da interpretare, ma se andiamo a guardare anche le singole scene e non le uniamo rispetto a tutto il contesto, possiamo ritrovare degli episodi di vita quotidiana che tutti si possono vedere, ecco. Pensate di continuare a fare gli attori? Diciamo che noi siamo di quinta, quindi teoricamente parlando non potremo più essere attori liceali, ma Pasquini ci offre comunque di poter continuare
l'università da universitario, ecco, ogni due settimane a fare delle prove con lui. Però parlando dal mio punto di vista, non sapendo se riuscirò a passare l'anno, posso dire che molto probabilmente riparteciperò, e chiedendo anche ai ragazzi più piccoli, di seconda e di terza, che hanno partecipato quest'anno, la risposta è positiva per tutti, cioè è piaciuta, è un'esperienza che piace, una bella esperienza da fare, chiunque dovrebbe farla, e quindi invitiamo le persone che ci stanno guardando a partecipare. Ciao mamma. Siamo qui oggi con Giulio Benedetti e Olga Picciafoghi, che ci parleranno del concorso Clanis. Giulio, come si è svolta? Su cosa consiste questo concorso? Allora, questo concorso consiste nello scrivere un testo di letteratura chianina e è stato promosso dal comune di Torrita e dal suo sindaco. E lei, Olga Picciafoghi, e io siamo risultati vincitori, lei prima e io secondo, di questo concorso. Olga, sappiamo che sei arrivata prima. Come si è sviluppata? Come hai imparato queste parole chianine, quel dialetto chianino fondamentalmente? Ma sicuramente in primo luogo dai miei nonni, perché utilizzano, ovviamente loro parlano solamente in dialetto chianino, e poi anche i miei genitori e a volte anche dai prof che usano magari espressioni chianine in classe. Raccontateci meglio dei vostri elaborati. Allora, il mio racconto parlava di un giorno di trebbiatura durante il dopoguerra in cui i mezzadri si relazionavano tra di loro, e però si racconta anche di quello che facevano nel frattempo le donne di casa e le bambine e i bambini, e si svolge tutto in un podere della campagna di Torrita. E invece il tuo? Io invece ho immaginato di essere una donna vissuta tra gli anni 50 e 60 e un giorno, uscita appunto dal lavoro, decido di ritornare a quella che era stata la mia casa durante la giovinezza. E in questo casale di campagna appunto entro e rivedo vecchi mobili, vecchie stanze, e ad ogni stanza riaffiora un nuovo ricordo. E appunto all'interno di questo tema ci sono ovviamente espressioni chianine come richiedevano le tracce. Perfetto, grazie. Ed eccoci giunti all'ultima puntata del TG Poliziano. Grazie a tutti per averci seguiti in questi mesi. Grazie per l'attenzione, arrivederci a tutta la redazione del liceo.